des ramen. C'est l'heure des ramen. Oui. Ho preso il numero 9, era col mondo e mezzo dentro. No. Gigo? Ah, with Goa, yeah, ice cream. Middle way, between 11 to... Okay. You know? Yo. I ramen, raga, non ci sono solo quelli che vengono famosissimi, i ramen ce ne stanno tantissimi in Giappone. Ma ci sono piccole, ogni piccola attività ha una sua ricetta particolare. Poi ci sono le aziende grandi che creano tipo di franchising, dove diventano famosi e riescono ad aprire tutte le città. Alcuni sono solo locali. La gente del posto li preferisce perché hanno una tipologia di brodo o una ricetta molto particolare. Schiacciamo. Molti ragazzi che studiano alle università che hanno, oppure che hanno la scuola di lingua giapponese vengono qua perché è importante per guadagnare qualcosa, visto che c'è la legge che ti dà la libertà di poter lavorare 28 ore a settimana in Giappone con un visto di studio. Molto alto vedo ragazzi indiani, nepalesi che lavorano in questi posti, cinesi. Lo stipendio non è altissimo, 750-800 yen all'ora, quindi non è proprio alto, però ammortizzi le spese, ci paghi, sembra buono. Ramen, cioè, gestire l'attività di ramen non è semplice, lavoro pesante, perché non puoi permettere di avere tanto personale. Diciamo, molto il proprietario sta qua tutta la giornata, ore, tutto il giorno di riposo. Questo è il primo ramen da un mese che mangio.
poi c'è il servizio dell'acqua, molti dicono ristorante, allora uno ramen shop ripeterò fino alla nausea, non è un ristorante, è fast food, è come il concetto del McDonald's per gli americani. E il ramen ora dei giapponesi, quindi 700-800 pomo fa da 950 yen, che è un ramen, cioè, perché c'è un lira di roba dentro, e comunque è un costo molto economico, quindi è normale che uno beve solo acqua, qua non c'è qualche scelta tipo vedete la un po' di birra, un po' qualcosa, ma il grande chi viene qua mangia e se ne va. Wow. Oh, ありがとうございます。ありがとうございます。おー、みやてぃ。Per me è tanto bello come l'hanno fatto, poi ha detto mamma se che se l'ha assemblato bene, che ti viene voglia di non mangiarlo, o no? Sì, facciamo proprio il giro, non ti faccio venire fame raga. Carne soffice, il brodo delicatissimo, a base di pollo, troppo, uno spettacolo. Difficoltà di tagliare l'uovo con le bacchette. Assaggiamo quello di Yuka, che è fatto con la salsa di soia. No, è molto più corposo. Se l'ho fatto a mangiarlo tutto. Che fai tu? Mangi tu, mangio io. Io riesco a succhiarlo, a succhiare come buoni giapponesi. Cazzo di pollo. Oppure questo non è male. Sendai, cercate wasabi e lo trovate tranquillamente proprio, quindi sì, avete un'idea di dove ho mangiato sto ramen, che è ipercalorico in una maniera assurda, cioè c'erano gli animali dentro, vivi dentro, a parte scherzi è buono da morire, 950 yen io, 850 yuka, 1800 yen, due ramen, ma adesso cambiano, non vi so dire, poco sopra 12-13 euro in due per un pasto comunque veloce,
ci sta. E trovate anche questo, trovate quell'insegna qua che ve lo indica. Vedete dove c'è Mitsukoshi, da un lato, l'altro dall'altro, quindi non vi potete sbagliare. Un peperoncino, ci sta o no? Non ci sta. Mi ricordo un peperoncino che c'era sul balcone mia madre. Lo peperoncino. Italian Star. E mia moglie dice no, è il peperoncino, è l'occhio calabrese, capito? Il peperoncino. Solito raga, quale ramen vi è piaciuto in Giappone? Dove l'avete mangiato in Italia? Consigliate sempre nei commenti, bello, e condividete, così gli altri che vengono in Giappone sanno dove andare a mangiare ramen. E ricordatevi che il ramen non è una cosa da fare tutti i giorni, perché il fegato fa ciao ciao e vi ingrassate come in maniera assurda, perché ovviamente il maiale, quello c'è di salsa, tutto iper calorico, però è buono. Ma secondo me ogni tanto vi piace lo sfizio e vi scassate il ramen a mestiere. Mi dispiace per i vegetariani, perché si perdono e stiamo a corpo basso vegetariani. Voglio bene pure a voi raga, vi prometto, faccio, oh sto vedendo la camera, faccio un video. Cioè, il telefono stava rifiutandosi di fare questo video già. È un ristorante vegano, vado a mangiare per voi vegano. Vediamo se lo trovo un particolare, facciamo una recensione. Un ristorante vegano, non ho mai mangiato vegano in vita mia, quindi sarà anche una food challenge. Raga, da questa domenica spettacolare a Sendai io vi saluto, perché è lo stesso giorno che ho fatto il video del party, rave, J-pop. Invece quando faccio questo sforno video come ci fosse domani. Fate bravi ragazzi.